Ecco lo stile domani, ragazzi, il reaction di quanti carichi pimpanti, azzire nel canale, un altro bevi insieme in cui dobbiamo assolutamente cominciare a parlare di un argomento bello intricato e bello succulento, che è quello della girandola delle panchine che potrebbe innescarsi sicuramente al momento dell'addio di Conte al Tottenham e poi al probabile addio di Mancini dopo la Nation League che lascerà appunto il vuoto sulla panchina degli azzurri. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo stivale Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e entusiasmo e anche a tutti gli abbonati al canale. Grazie di cuore. Allora, ripeto, potrebbe innescarsi una girandola di panchine. Perché dico questo? Perché tutto potrebbe partire dall'addio di Mancini alla nazionale, soprattutto se dovesse fare bene alla National League e alla Final Four, dove affronteremo Olanda, Spagna e Croazia. Ecco, lasciate il vuoto in panchina, lì si potrebbe accasare Ancelotti, che è sempre più vicino a fare CT, commissario tecnico della nazionale. È vero anche che era stato accostato ad altre panchine, come quella del Brasile, ma sembrerebbe che il buon Carletto volesse chiudere la carriera anche togliendosi qualche soddisfazione, proprio come allenatore della nazionale italiana. E gli auguro tutto il meglio, perché è un signor allenatore che ha fatto miracoli anche l'anno scorso con Real Madrid e ha vinto praticamente tutto. Gli manca qualcosa appunto con la nazionale, con cui ha vinto da giocatore, perché non provare a vincere qualcosa da allenatore? È nelle sue corde, è uno che sa lavorare molto ma molto bene col vivaio dei giovani e riesce ad intuire se c'è del talento e c'è la possibilità di far diventare un campione anche buoni giocatori. Quindi vediamo cosa accadrà. Ecco, questa girandola di panchini potrebbe innescare anche degli altri movimenti all'estero, quindi se Ancelotti va alla nazionale italiana, Klopp sarebbe l'indiziato numero uno a ricoprire il ruolo di commissario tecnico o di CT, allenatore del Real Madrid, perché comunque Conte non andrà mai al Real Madrid, era stato accostabile al Real Madrid, poi Sergio Ramos non l'ha voluto, tutto lo spogliatoio si rivoltò perché non voleva Conte, e quindi dopo lui scelse di andare all'Inter, poi sapete benissimo la vicenda, eccetera. Al Tottenham potrebbe tornare eventualmente un pochettino, che in questo momento non sa che pesci pigliare, non ha panchina, e a quel punto, se Liverpool lascia la panchina vuota, i Red stanno pensando addirittura a De Zerbi, che è comunque un allenatore che piace a me e piace a tanti di voi, sarebbe perfetto per ricoprire il posto Allegri, però è molto difficile portarlo via dal Brighton adesso, e siccome ha intrapreso un percorso, una carriera in Premier League, nel miglior campionato del mondo in questo momento, potrebbe anche farsi, diciamo, tentare dalle lusinghe dei Reds, altra squadra per cui, diciamo, si sta tentando di portarlo è il City, se dovesse andare via Guardiola, perché Guardiola ha fatto già intendere in qualche modo che grazie ad Haaland, se dovesse vincere la famigerata Champions League, che è diventata una maledetta da quando era City, potrebbe veramente lasciare e a quel punto a provare ad andare altrove, all'estero, in Italia, dove ha sempre desiderato allenare, eccetera, e dove conosce bene il campionato italiano, perché ricordate, l'ho giocato anche nel Brescia, insomma, quindi è un allenatore che vuole sempre mettersi in gioco e difficilmente, stando a quanto dicono adesso, voglia andare a allenare una nazionale, ok? Poi in Italia ci sono tante panchine scricchiolanti, tra cui, vabbè, Allegri lo sappiamo, ma in questo momento è molto saldo da quanto si dice, però ecco, ripeto, ci potrebbero essere dei ribaltoni. Spalletti ha fatto intendere che vuole andare via da Napoli da vincente assoluto, con uno scudetto cucito sul petto, e quindi, ripeto, ci potrebbero essere veramente degli assestamenti. Mourinho, anche lui, in qualche modo mostrato in sofferenza, potrebbe lasciare. E Inzaghi è sulla graticola, Pioli è sulla graticola, quindi ripeto, perché ho iniziato questo argomento molto interessante, proprio perché il mercato degli allenatori sembra davvero più avvincente e centrale rispetto a quello dei giocatori, specialmente per quanto riguarda il campionato italiano, che non ha molto da spendere in questo momento e quindi sicuramente se ne verranno delle belle. Ripeto, non so ancora quello che potrà succedere, però magari, ci ritroveremo un coach straniero non solo nella panchina della Roma, perché la Roma è stata, diciamo, una dei primi capostipiti, no, di questa mentalità europeizzata, cioè di prendere allenatori stranieri come Fonseca, come Mourinho, eccetera. La Juve non l'ha mai fatto, l'Inter ha sempre stentato anche da questo punto di vista, e così come il Napoli, il Milan invece è uno che ha provato qualche volta nella sua storia ad avere allenatori stranieri, anche lì
è molto dura con loro, è successo con Mihajlovic, con qualcun altro forse in passato, perché non mi ricordo la storia di Milano, però comunque è sempre un po' difficile in Italia aprire gli orizzonti, aprire le vedute, maturare a livello internazionale e cominciare a capire che non c'è solo l'Italia, ma che ci sono altre frontiere da andare a conquistare. E ripeto, in Italia col DNA europeo c'è sempre stato solo o quasi il Milan, a parte qualche tratto dell'Inter nei tempi d'oro e del 2009-2010 e poi la Juventus quando vinse in Europa. Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, Intercontinentale, Champions League, comunque Inter Toto, abbiamo vinto tanto, però in questo momento qua non c'è la mentalità europea. Bisogna tirarla fuori di nuovo dal cilindro perché la Juve merita veramente di tornare in auge, merita per la storia che ha avuto, per i successi che ha avuto, per i giocatori che sono transitati e hanno vestito questa potentissima maglia di cui siamo tutti orgogliosi e quindi ripeto, vediamo cosa si scatenerà in questo effetto domino tra le panchine, sicuramente comincerà da giugno, ci sarà un bel polverone, ne parleremo anche tanto e ovviamente se ci saranno anche occasioni per parlare di mercato, piano piano avete visto che qualche nome lo butto lì senza dare nessuna garanzia che possano arrivare, ma parlandole come news, vi dirò Juve su Scamacca, Juve su Frattesi, piace Pau Torres, eccetera. Non farò mai prese di posizione, però magari comincerò anche con delle rubriche appunto rivolte al mercato, piano piano che ci avviciniamo al fine campionato e sapremo magari già qualche verdetto. Chiudo dicendo che la Juve adesso avrà un po' di pausa, potrà recuperare le energie e caricare le pile, avrà Di Maria che tornerà in auge e soprattutto dei giovani interessantissimi da lanciare, soprattutto nelle partite facili, tra virgolette, come Verona, Cremonese, che le giocheremo in casa, e poi ricordiamoci che abbiamo recuperato al meglio tanti giocatori che erano lì lì a mezzo, recupereremo Milik, che è fondamentale, lo avevamo quasi dimenticato, ma è fondamentale, Chiesa avrà modo di riposarsi e far andare via questa tendinite che tanto lo preoccupa, Pogba potrebbe in qualche modo anche mettersi a posto di testa in questa sosta perché come avete visto di gambe c'era quasi e ha fatto anche lo scampolo col Torino facendo bene e dimostrando che è un grande giocatore, però ancora con questa testa ballerina non può sicuramente fare le nostre fortune, specialmente se dobbiamo andare a giocare una semifinale doppia con l'Inter il 4 e poi dobbiamo giocare contro lo Sport di Lisbona, partita molto delicata in casa all'Allianz. Ditemi cosa ne pensate del video ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, oggi è veramente un amore e poi vi dico sempre cliccate nel bottone stivellosamente pieno d'amore, rosso o nero e entrate a far parte di questa meravigliosa community.